droga all'Isola dei Famosi 2018, la rivelazione su chi ha fumato e chi no. L'Isola dei Famosi 2018, nuove rivelazioni sullo scandalo droga, spuntano nomi. Emergono nuove indiscrezioni e nuove rivelazioni sullo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018 che in queste ore ha visto protagonisti alcuni dei concorrenti di questa 13ª edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Settimana dopo settimana la polemica si infiamma sempre di più e come vi dicevamo emergono nuovi particolari su quello che è stato definito lo scandalo di questa Isola dei Famosi, che sta facendo discutere moltissimi il mondo social. Scoppia lo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018. A lasciarsi andare a delle nuove clamorose rivelazioni è stata ancora una volta Avenger, la quale in questi giorni ha rilasciato delle nuove interviste in cui ha fatto sapere che Francesco Monte non sarebbe stato l'unico protagonista di questa Isola dei Famosi ad aver fatto uso di droga in Honduras, e che anche gli altri concorrenti di questa 13ª edizione avrebbero consumato marijuana. Avenger, però, resta ferma sul fatto che il responsabile di tale situazione sia l'ex tronista di Uomini e Donne, perché ritiene che sia stato proprio lui ad aver comperato la droga in Honduras da un abitante del posto e poi di averla offerta anche ad altre persone, che facevano parte del cast di quest'anno. Ma chi sono queste persone, che avrebbero fatto uso di droga assieme a Francesco Monte durante il soggiorno in Honduras all'Isola dei Famosi 2018? Durante l'intervista di questi giorni rilasciata a Domenica Live di Barbara D'Urso abbiamo visto che Avenger ha fatto chiarezza su alcuni nomi, che sono circolati in queste ultime ore sul web e sui social, quali tra quelli che avrebbero fatto uso di droga. La verità di Avenger su chi ha fumato droga e chi no. Tra i nomi circolati sui social vi è quello di Amauris Perez e quello di Nadia Rinaldi, due nomi bomba, che hanno fatto subito molto discutere il mondo sociale anche se Avenger intervistata in diretta da Barbara D'Urso ha smentito clamorosamente questa notizia, affermando che non sono loro i due concorrenti che avrebbero fatto uso di sostanze stupefacenti in quei giorni. E allora chi sono i concorrenti in questione, che hanno consumato marijuana con Francesco Monte? Anche in questo caso l'Avenger ha dato qualche indizio in più sui nomi e lo ha fatto sempre nel salotto TV di Barbara D'Urso, dove ha svelato che si tratterebbe di persone amiche di Francesco Monte. Un indizio che ha dato adito a molti sospetti e che potrebbe portare alla fuoriuscita di nuovi nomi nel corso delle prossime ore. Restate connessi con Blast News e seguitemi per tutti gli aggiornamenti sul caso.